L'assessore regionale al welfare, Letizia Moratti, ha inaugurato la casa di comunità in via Vanoncini a Sant'Omobono, la seconda gestita dall'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo quella di Borgo Palazzo. Nella casa opera un'equipe composta da infermieri, assistenti sociali e volontari, non ancora in questa fase i medici di base che restano nei loro ambulatori, che indirizzeranno le richieste dei pazienti. In questa casa di comunità si realizza un bellissimo lavoro di squadra tra medici di medicina generale già presenti in questa casa di comunità, infermieri di famiglia, grazie all'integrazione e il lavoro prezioso con i sindaci, anche gli assistenti sociali e poi i medici specialisti, quindi medici ambulatoriali specialisti come i geriatri, come i diabetologi, come gli psichiatri, a seconda di quelle che sono state anche le esigenze individuate dal territorio. Da ultimo, ma altrettanto importante, la presenza di associazioni di volontariato, come la Croce Rossa, come il Gabbiamano, come l'Associazione Penelope e l'utilizzo di tecnologie come la televisita per poter essere più vicini ai cittadini nelle loro case. Durante la cerimonia sono stati ricordati gli investimenti della Regione per la SST Papa Giovanni, 10 milioni di euro per le 6 case di comunità, quindi 1,5 milioni di euro per l'ospedale di comunità di San Giovanni Bianco e 7 per grandi apparecchiature. Oggi in questa valle per noi è un significato importante, vuol dire inaugurare un presidio utile per la popolazione in un'area cosiddetta interna, quindi a rischio spopolamento in una zona montana con un invecchiamento della popolazione a livelli più alti che nel resto della provincia e cercare di mettere, diciamo, a fattor comune una serie di servizi già presenti e che abbiamo implementato nella casa della comunità ascoltando il territorio. È una casa che oltre a rispondere ai requisiti di Agenas è personalizzata sui bisogni di questa popolazione, di questo territorio, con l'inaugurazione di telemedicina, alcuni speciali ambulatori rivolti alla popolazione che verrà filtrata dal punto unico d'accesso e anche la figura dello psicologo che metteremo come tentativo di inaugurare lo psicologo di base qui come a Borgo Palazzo, che è una delle figure che ci è stata richiesta dal territorio. Entro la fine dell'anno è prevista l'attivazione dell'ospedale di comunità di San Giovanni Bianco, delle centrali operative territoriali di Zogno e Villa Dalmè, delle case di comunità di Zogno e Villa Dalmè.